assessore 1,5 milioni per finanziare, diciamo, le nuove produzioni lombarde? Sì, un investimento di 1,5 milioni di euro che sarà gestito dalla Lombardia Film Commission proprio per incentivare le produzioni cinematografiche e dell'audiovisuale in generale sul territorio lombardo, quindi per potenziare l'indotto economico relativo al mondo del cinema in Lombardia, ma anche le maestranze locali. Quindi il primo bando a fondo perduto proprio per incentivare il mondo cinematografico, ma anche l'effetto indotto dal cineturismo, che riteniamo molto importante. Una risposta anche a Virzì in qualche modo o no? No, è una politica che Regione Lombardia ha deciso di seguire. Fin dall'inizio del mio mandato abbiamo tenuto a rivitalizzare le potenzialità della nostra Film Commission, che ha grandi potenzialità ma aveva bisogno anche di un supporto economico concreto. Quindi il ruolo della Film Commission non è tanto di giudicare i copioni dei film, ma far sì che più produzioni possibili vengano a girare in Lombardia, appunto portando ricchezza sul territorio lombardo e promuovendo il più possibile i nostri territori al di fuori dei confini lombardi. Il FAI ha deciso di tutelare ultimamente due grandi beni lombardi, in provincia di Mantova, a Gonzaga e in provincia di Varese. La regione sosterrà queste iniziative? Assolutamente sì, noi sosteniamo qualsiasi iniziativa positiva che valorizzi le nostre bellezze, che sono tantissime in tutta la Lombardia, quindi accolgo con piacere e con orgoglio questa nuova decisione del FAI, e anche noi come Regione Lombardia potenziamo molto, anche in vista di Expo 2015, la valorizzazione dei nostri siti archeologici piuttosto che siti UNESCO. Abbiamo aperto da poco un bando di 4 milioni di euro per il restauro degli immobili della cultura, quindi tutta una serie di iniziative volte a garantire un maggiore valorizzazione anche in termini di promozione turistica, ma anche di valorizzazione dei luoghi, quindi oltre che agli immobili della cultura. In un momento di crisi, la difficoltà di trovare dei fondi, Regione Lombardia ci riesce, fondi per la cultura? Ci siamo riusciti molto bene, di questo ne vado fiera, nel 2013, perché anche ad esempio il fondo che presentiamo oggi per le produzioni cinematografiche ha avuto un finanziamento notevole in assestamento di bilancio 2013, quindi grazie anche all'assessore Garavaglia, che ha avuto questa particolare sensibilità, e devo dire che le risorse l'anno scorso sono state incrementate un po' su tutti i capitoli di spesa relativamente al mondo, al settore della cultura. Stiamo cercando anche per quest'anno e soprattutto in vista del 2015 per Expo di riuscire a fare il possibile, proprio perché è un'occasione da non perdere, dobbiamo cercare di valorizzare il meglio che abbiamo proprio perché sia un biglietto da visita della Lombardia agli occhi del mondo.